Si è tenuto a Milano il tradizionale corteo per la festa del 1° maggio, organizzata da CGIL, CISL e UIL. I manifestanti hanno sfilato per le vie del centro, dai bastioni di Porta Venezia fino a Piazza della Scala, dove si sono tenuti i comizi conclusivi. Sul palco, dopo 3 lavoratori colpiti dalla crisi, sono saliti il segretario generale della UIL, Walter Galbusera, quello della CGIL, Graziano Gorla, e quello della CISL, Danilo Galvagni. Un 1° maggio particolarmente difficile per il lavoro questo? Ma è come tutti i 1° maggio degli ultimi anni, manca sempre il festeggiato, il lavoro. Però l'importante è che ci siano i lavoratori in piazza, che ci siano i sindacati unitariamente. Noi dobbiamo chiedere molto alla politica in questo momento. Poco fa ho sentito a un giovane, hanno chiesto come mai non ci sono i giovani in piazza, e questa è la risposta, perché quelli che conosco io sono a lavorare. Per cui la responsabilità del fatto che in piazza, nella festa del lavoro, nella festa dei lavoratori, non ci siano i giovani, non è solo del sindacato che non crea le condizioni della PIL perché i giovani vengano in piazza, ma della politica che non crea le condizioni di un lavoro che anche per una giornata sola si può fermare. Oggi si ha troppa paura di perdere il lavoro, anche solo per una giornata. Questo è quello che dobbiamo cambiare, dare lavoro sano, dare lavoro onesto, ma dare lavoro. A rappresentare il Comune di Milano sono intervenuti l'assessore al lavoro Cristina Tajani e il sindaco Giuliano Pisapia. Qual è il messaggio che può dare l'amministrazione comunale ai tanti lavoratori che adesso sono in difficoltà? È un messaggio di resistere, ma soprattutto di trovare insieme le energie e le modalità per dare nuova occupazione, per far ripartire l'economia, perché ci sia eguaglianza sociale e soprattutto equità e sobrietà di carattere generale. Io credo che si può farlo solo se i lavoratori, istituzioni, i sindacati lavorino insieme per creare quella mobilitazione che incida sulle scelte del governo. È possibile, dobbiamo farlo, possiamo farlo. Io ci credo e sono convinto che insieme riusciremo a dare questa prospettiva unitaria, di cui un segnale forte è proprio la mobilitazione unitaria, che finalmente dopo qualche periodo di mancata interlocuzione o di differenza ha rivisto unite le 3 grandi confederazioni sindacali che danno insieme grande forza e grande speranza al Paese. I partecipanti hanno manifestato all'insegna dello slogan Giovani, Lavoro, Crisi. L'appuntamento è ora per l'anno prossimo, sperando che sia quello della rinascita.